Bene, allora volevo far vedere come usare Whisper con CollabNet, con Collab, il prodotto di Google, che sembra che alcuni non abbiano qualche difficoltà a usarlo. Ora, prima di tutto dobbiamo avere un file .mp3, quindi hello.mp3 questo, che in Ciao, sono cui GPTS, sono sostanzialmente un dovreste prodotto forse della anche sentirlo intelligenza artificiale. nella registrazione, c'è un testo in italiano, ok? Dopodiché andiamo su colab.google.com e qui ci facciamo un nuovo notebook e in questo nuovo notebook andiamo a appoggiarci qua nell'icona dei files. Possiamo appoggiarci sostanzialmente un file. Il file che ci andiamo a appoggiare lo facciamo semplicemente con il trasferimento drag and drop e quindi a questo punto qui abbiamo questo file hello.mp3. I pezzi di programma che vogliamo provare sono questi, quelli che ho fatto vedere nel mio posto, quindi l'installazione di Whisper e poi qui bisogna metterci il nome del file, in quel caso hello.mp3, hello.mp3. E a questo punto facciamo il play e il play sostanzialmente installa Whisper su Collab. Questo lo potete fare da Mac, in teoria anche da cellulare. Fa tutto questo anche da Windows, ovviamente, da Linux, perché sostanzialmente stiamo lavorando con il browser. Quando ha finito di installare il suo pezzettino, si va a prendere in pratica il file hello.mp3. Adesso qui si sta caricando i modelli di intelligenza artificiale che ci servono per poter fare questo riconoscimento, 461 mega di modello, e a questo punto praticamente lancia e de decide che il linguaggio del hello.mp3 cerca di riconoscerlo ascoltandolo, ha deciso che è italiano. E a questo punto, alla fine, fra un tempo debito, che ci impiegherà a sua volta i suoi vari secondi, dovrebbe decodificare tranquillamente il contenuto. Quindi un attimo di pazienza, siamo in tempo reale, ma comunque qua sotto ci sta dicendo quanto ci impiega, quindi siamo a 1 minuto e 11 da quando ho lanciato la cella. E vedete che dice: Ciao, sono GTTS, sono un prodotto di un'intelligenza artificiale. Nel frattempo, se voi ci fate caso, ha generato un punto SRT, che è questo, doppio clic, e dove c'è praticamente i sottotitoli, volendo. Ha generato un punto TXT in cui ha messo semplicemente l'espressione testuale. Questo credo che sia un altro tipo di sottotitoli. Ok, e un altro modo di sottotitolazione. E quindi questo è tutto. Buongiorno.